Siamo con l'ingegner Gianni Massa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri all'Assemblea Nazionale degli Ingegneri. Ingegneri, in scintille è stato un evento che ha lasciato il segno al Congresso Nazionale di quest'anno, al punto che è diventato una tappa di diverse parti e di diverse regioni italiane, non sbaglio? No, non sbagli. Scintille, intanto è necessario che io ringrazi anche il mio consiglio perché ha creduto in un progetto innovativo, e come sempre accade l'innovazione non è sempre accettata in maniera semplice. Scintille adesso sta andando in giro per l'Italia e si è trasformato in un progetto abbastanza grande, nel senso che si compone del concorso di idee innovative, dove sappiamo tutti che l'ingegneria è una delle poche discipline che in maniera trasversale, in maniera orizzontale, unisce e sovrappone tante discipline diverse. Pensiamo solamente a come funziona una sala operatoria, pensiamo a come funziona un aeroporto, un aereo, la sicurezza, la sicurezza del nostro territorio, il nostro corpo è ingegneria. Ma poi Scintille si è trasformato in un blog, il blog Scintille, con una redazione capillare su tutte le regioni italiane, con dei ragazzi fantastici, volontari, che stanno tirando fuori storie di innovazione, storie di innovazione sociale, di valore imprenditoriale, di valore culturale, di valore professionale, dove anche in questo caso l'ingegneria è una delle discipline, ma è quella che in maniera trasversale ne unisce tante. Poi Scintille ha un altro pezzo che si chiama Sliding Doors, che è quello che citavi tu, ed è il parlare al pubblico nei teatri in Italia attraverso gli ordini professionali. L'ordine sta diventando centrale, perché l'ordine può, come dico spesso, essere un luogo fantastico, virtuale e reale, dove si intersecano linguaggi differenti, non solo dentro la professione, ma anche al di fuori. E Sliding Doors Scintille sta avendo un grandissimo successo, in primis perché è coinvolgente per gli ordini, che stanno iniziando a capire che aprirsi alla società, ai linguaggi, ai giovani, alle generazioni è fondamentale, e stanno riempiendo i teatri. E infine, Scintille, te lo dico qua in anteprima, sto progettando un altro pezzo di Scintille che ancora non conosce nessuno, che sarà la Scintille Academy. In questo caso andremo a insegnare l'ingegneria che sta al confine con le discipline, quindi l'epistemologia del progetto, il rapporto che c'è tra la struttura e la forma in un'infrastruttura, in un'opera, e lo andremo a insegnare nei teatri con lezioni magistrali, al confine del dialogo con la società. Oggi all'Assemblea Nazionale si parlava di lavoro, di lavoro per i professionisti. Quanto Scintille può essere utile per affrontare un tema che oggi ha una gravità enorme, che è quella del lavoro per i giovani professionisti? Bellissima questa domanda, perché la mia risposta è che Scintille può essere utilissimo. Forse molti non vedono in maniera diretta questa utilità, ma perché può essere utilissimo secondo me? Può essere utilissimo perché oggi il mondo del lavoro contemporaneo è cambiato. Il mondo del lavoro contemporaneo deve comprendere, e le giovani generazioni lo stanno comprendendo molto più velocemente che non chi oggi amministra questo paese, che quello che è stato detto anche stamattina in maniera magistrale da Silvano Tagliagambe, cioè la dualità, la coppia opposizionale tra l'ideazione e l'esecuzione non è più scissa. Le due grandi coppie, cioè l'ideazione e l'esecuzione, in qualunque ambito sono ribaltate. Quindi chi esegue, nel momento dell'esecuzione il cervello del progettista sta anche ideando. Questo è un fatto clamorosamente, come dire, contemporaneo nel mondo dell'innovazione. Pensiamo alle applicazioni, pensiamo ai Fab Lab, ai Contamination Lab, agli acceleratori internazionali. Le giovani generazioni questo l'hanno già compreso. Lo deve capire anche chi oggi ci amministra, il Ministro del Lavoro, il Governo deve capire che questa
visione rovesciata sarà il futuro, e Scintille lavora proprio sul rovesciamento di questa visione. Diciamo quindi che se vogliamo risolvere i problemi del lavoro non possiamo farlo cercando di far fare ai giovani di oggi le cose che si facevano ieri, ma abbiamo bisogno di far scoccare una scintilla che riguarda, a partire già da chi ci amministra, per dare una, diciamo, un futuro alle nuove generazioni attraverso l'applicazione già nel futuro e non nel passato. È così? È così assolutamente. Cioè, non possiamo affrontare le problematiche di oggi con la stessa modalità con cui finora si sono affrontate. Dobbiamo cambiare la visione. Quindi anche chi oggi amministra, chi oggi è nei ruoli dirigenziali, deve cambiare il proprio approccio. Il fatto di aprire questo mondo, di aprire questo percorso è fondamentale, ma veniamo anche nelle cose più minute. Quando noi individuiamo persone in ruoli dirigenziali, e ne abbiamo miliardi in questo paese, iniziamo a prendere giovani professionisti, iniziamo a prendere persone che hanno una visione diversa, anche se non hanno una storia politica o una storia partitica alle spalle, perché questo è il futuro. E tu giustamente hai sottolineato il fatto che oggi non possiamo più affrontare i problemi con la stessa mentalità di ieri. Grazie.